Bella raga, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Chi ben sa, porto glitch per GTA 5, ragazzi. Se vi serve un account moddati, non esitate a contattarmi o buste di denaro. E raga, vi volevo parlare di Starfield. Come avete visto, ho portato l'intro, il gameplay iniziale di questo gioco, raga. Io non ho mai giocato a Starfield, era la prima volta che giocavo a Starfield, quindi proprio recensione, chiamiamola così, a freddo. A freddo perché non sono un amante di questi titoli. Quindi vi darò proprio delle mie opinioni riguardo a vari aspetti. Raga, io inizierei subito andando in game. Quindi ragazzi, facciamo continua e andiamo in game e vediamo un pochettino, vi spiego un pochetto due cose. Intanto parliamo del gioco in sé. Il gioco bello, un bel gioco, diciamo che l'idea è forse anche troppo, ragazzi. Forse anche troppo. Addirittura uno, secondo me, si spaventa da quanta roba c'è da fare, lo molla prima. Io l'ho mollato dopo, vedete, terzo livello. Già mi sono rotto le palle. Vi spiego un po' di cose. Allora, come ben vedete, di grafica sembra carino, raga. Sembra fatto decentemente. Guardate l'albero. Però poi si finisce in dei punti proprio da una parte all'altra, raga, che la situazione cambia completamente. Ora vediamo un pochettino se riesco. Anche perché ora sono, per esempio, bello carico di roba, in teoria. Ok? E non c'ho niente addosso, ma vabbè. C'ho tutto nell'inventario. E non posso correre. Minchia, questa è una cosa che, raga, io non sopporto. Questa è una cosa che non sopporto. Per capire dove svuotare, diventi scemo. Per andare in un punto, diventi scemo, ragazzi. È tutto molto un casino, a parer mio, come gioco. Voglio sparare. Ok, tiriamo fuori l'arma. Se io finisco tutti i proiettili di quest'arma, non ho un metodo tipo, faccio la freccia, vedete? Cambio arma, ok. E se questa, come in questo caso, è senza punizioni? Cioè, io ogni volta devo fare start, andare sulle armi, andare su inventario. Nel frattempo i nemici ti sparano, e muori. Non lo so, c'ha tante meccaniche che non mi fa impazzire. Poi, raga, quando cazzo mai Dio, in un gioco si salta con Y o triangolo? Y o triangolo? Ok, vabbè, li possiamo rimappare i tasti un po' come cavolo vogliamo. Ma Starfield, ma che cazzo fate? Triangolo per saltare. Boh. Non saprei veramente, raga, sincero, non so come recensirlo sto gioco. Fatto sta che è un tipo di gioco che deve piacervi, raga. Vi deve piacere il andare in un punto A a un punto B. Vi deve piacere leggere. Leggere e leggere, perché il gioco non è tradotto in italiano. Se non leggi, non capisci un cazzo del gioco, perché Starfield è così. Se non leggi, non capisci niente, non è intuitivo per nulla, raga. È il gioco meno intuitivo in cui ho mai giocato. Cioè, boh. Ora io sto cazzeggiando un po' così per farvi capire un attimo la situazione. Cioè, vedete, raga, siamo su Next Gen. Ci sono dei punti, delle cose troppo da che sono perfette a non perfette. Cioè, guardiamo per esempio, faccio capire una cosa. Guardate lì l'effetto del questo grigio qua. Sembra vero, ok? Tutto ruvido. Poi però ci giriamo e vediamo la ringhiera tutta glitterata. No, no. Su PC doveva essere molto meglio. Forse gira
meglio su Serie X, su Xbox. Deve piacere, raga, deve piacere, deve piacere. È un po' come Hogwarts, tra virgolette. C'è la storia che devi andare da un punto A a un punto B. E se non leggi non capisci un cazzo. Ma Hogwarts infatti sono andato molto avanti in confronto a qua. L'ho fermato perché comunque non è un gioco che a me piace, raga. Assolutamente. L'ho voluto provare, curiosità. Ho visto la saga del film, mi è piaciuto il film fino a una certa. Quindi perché non comprarlo, provarlo. Questo invece mi ha dato un po' la stessa sensazione, ma molto prima, cioè livello 3. Come vi dicevo, va a finire che poi ti trovi a seguire i pallini blu che stanno nella mappa, ok? Andiamo dal pallino blu e una volta che siamo lì facciamo quello che dobbiamo fare. Ce n'è da un altro, andiamo da quello e facciamo quello che dobbiamo fare. Non è più bello giocarci così perché non capisci nulla. Quindi ragazzi, senza starmi tanto a prolungare, a parer mio, questo gioco lo deve giocare chi piace questa metodologia di gioco proprio. Non è un gioco per tutti quanti. Mi aspettavo molto di più da come ne parlavano in principio, ma poi vedo che anche altre persone non sono rimaste tanto soddisfatte da ciò. Quindi ragazzi, che dire, è un peccato perché l'idea potrebbe essere veramente molto bella. Anche il fattore tipo open world, un online di sto gioco. Un online di sto gioco sarebbe forse molto più figo, interagire con la gente. Ma se ci sono questi problemi, già dalla storia, io la vedo proprio dura. Quindi raga, che dire, io spero di non avervi condizionato troppo. Se volete provarlo, provatelo. Vi ripeto, è un gioco complicato, va capito, va letto e per forza di cose non potete fare altrimenti, perché dovete leggere, perché il gioco è in inglese. Dovete fare mille passaggi per arrivare a determinate cose da usare mentre combattete, non è niente intuitivo. E raga, quindi se vi piacciono queste tipologie di game, scaricatelo e provatelo, tanto è gratis. Se no, non scaricatelo neanche, perché sono 100 e passa giga di gioco. Quindi, lasciate un like se vi è piaciuto il video, se è stato d'aiuto. Commentate, iscrivetevi, lasciate un commento. E alla prossima. Bella, regà. Shmarama.